Investire nell'alternanza scuola-lavoro coinvolgendo l'università. Anche l'Università Cattolica è scesa in campo nel contesto dell'alternanza, attivando con Licei della Lombardia un progetto che è stato riassunto all'interno della ricerca Sistema formativo alleato e competente, alternanza scuola-lavoro e università. L'iniziativa ha coinvolto in particolare tre istituti secondari di secondo grado, per un totale di 200 studenti. I risultati sono stati esposti al pubblico nel contesto dell'incontro sotto un nuovo cielo. La ricerca per un sistema formativo alleato e competente, l'alternanza scuola-lavoro, ha coinvolto 100 studenti, tre scuole secondarie di secondo grado, in modo particolare il Salesiano Don Bosco, il Liceo Scientifico Luzzago e il Liceo Calini. Ha coinvolto docenti, studenti quindi, ha coinvolto professori. Abbiamo appreso che ove l'alternanza ha un forte coordinamento pedagogico, ove c'è una progettazione che la renda integrata nei curricoli, l'alternanza riesce, perché diventa alleanza dove tutte le parti interessate si configurano come responsabili del buon andamento del percorso, del curriculum. La maggior parte degli studenti intervistata, così come dei professori e degli insegnanti di queste scuole, attesta che solo un sistema formativo alleato e competente può far riuscire e realizzare l'alternanza. È un successo? Sì, a patto che il coordinamento pedagogico e la progettazione siano salde e organiche. Concretamente penso che sia davvero l'incontro in situazione, le situazioni possono essere più diverse, dal Museo Diocesano all'azienda, all'ente del terzo settore, perché stiamo intraprendendo un percorso anche con Caritas, quindi l'incontro in situazione con persone che davvero in situazione possono manifestare e mostrare delle competenze a cui ciò che a scuola viene fatto tende, no? E questo penso che l'incontro con queste persone sia il guadagno più importante. Detto questo, poi c'è da rifare tutto un lavoro sulla coprogettazione, perché se a oggi, dopo 3 anni dell'introduzione dell'alternanza, siamo riusciti a trovare dei percorsi di qualità di alternanza ai nostri ragazzi, però è sempre più importante che siano coinvolti tutti gli insegnanti e in questo senso diano tutti i loro contributi in una coprogettazione, non sempre facile perché non soltanto gli insegnanti non sono abituati a fare questo lavoro, ma pensate anche chi lavora normalmente in un'azienda, quanto possa essere abituato a parlare e ragionare in termini di competenze spendibili o insegnabili. Quindi è un lavoro che sicuramente avrà necessità di molti anni, ma assolutamente interessante. Un bilancio positivo, quello che emerge dalle realtà lombarde e che fa ben sperare anche per i progetti che sono in procinto di venire attivati nei prossimi anni. Direi un bilancio estremamente positivo, abbiamo avuto il coinvolgimento di tutte le sedi padane, tra un po' inizieremo anche con la sede di Roma, 8 facoltà su 12 interessate, quasi 700 studenti ospitati, 32 progetti attivati in questi 2 anni. Mi pare che abbiamo incominciato molto bene, evidentemente non abbiamo ancora raggiunto un livello esaustivo, definitivo, ma tutte le premesse per continuare su questo che mi pare essere un tema decisivo nel rapporto con le scuole ci sia come premessa. Il lavoro svolto è stato per l'Ateneo l'occasione per mettersi in gioco nel campo dell'alternanza scuola-lavoro, che si sta dimostrando uno degli ambiti più promettenti per attuare progetti per il miglioramento effettivo delle istituzioni scolastiche e del mondo del lavoro.